plastica vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Plan, questo jingle salutiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Bentornati ad una nuova puntata di Radio Indifferenti. Siete su www.radiobaiano.it, sempre con me Francesca e sempre con Nino. Con il ancora tecnico in periodo dell'audio. Di prova, sì. Ricordiamo che Nino è in periodo di prova, è sotto licenziamento, sì. Però si sta dimostrando capace. Sì, perché ho avuto problemi nell'anno scorso con alcuni ospiti facendo tipo dei commenti inopportuni verso le ragazze che venivano in radio, specialmente verso la bassista di un gruppo, dicendo un giorno ti suonerò. Ma è arrivata dal basso, è arrivata. Salutiamo Lorenza. Ciao Lorenza. Lorenza ti ama. Ciao Lorenza. Che cosa bella, mi piace già questa puntata. Aspetta, devo già suonare. Vabbè, volevo spiegare una cosa, è questa cosa con serve. Con chi siamo, Nino? Presentati allora. I nostri ospiti. Radio Baiano, mondo cristiano. Ok, allora se avete ben sentito il nuovo spot, il nuovo jingle di Radio Baiano, yeah. L'ho fatto gentilmente offerto da le Coma Berenice. Ragazzo. Allora io appunto il Coma o le Coma, perché ci sono dei dialoghi sulla loro pagina tra Coma e Berenice, quindi chi è il terzo pure? Il principe. Coma Berenice e il principe, capito? È il principe, quindi featuring, no? No, è proprio il principe fa parte della situazione. Ciao ascoltatori di Radio Baiano. Baccano. Radio Baiano Baccano. Di Radio Ba. Salutiamo tutti gli ascoltatori. Sì. Ciao ascoltatori. Tutte le bassiste, tutte quante. Vai, iniziamo dal principe. Vai, allora, sono il principe, quindi non ho nome. Nome? Sì. Fabio. Cognome? Caliento. Poi batteria, rullante. Coppola. Un po' di barba. Camicia a quadri. Sì, da cantatore. Sì. Cantautore finito folk, però chiaramente. Vabbè, si sintetizza col principe. Sì. Cioè, anzi. Coma. Cioè, io sono Coma, sono Antonella Bianco e vengo da Terzigno. E non bevo più da 3 giorni. E non bevo da 3 giorni. Però non piscio da 3 minuti, quindi ok. E quindi c'è il problema. Poi c'è Daniela Capalbo, io. E niente, chitarra in generale nella vita. E c'è Francesca che ride perché no, in realtà... perché lei tipo chitarra in generale dice di solito me la faccio con le chitarre, così. Ah, tu te la fai con le chitarre? Io il problema che poi dopo dirò in seguito un gruppo che è un altro gruppo di litigio tra me e Francesca. Ah. Quello che dico sempre, quando le chiamiamo, le chiamiamo. Ah, ok, poi ne parliamo dopo. Allora, giriamo pagina. Partiamo dall'inizio. Come nasce il progetto Coma Berenice? Scusate. Abbiamo omesso una parte importante della puntata. Allora, prima della domanda che mi ha fatto Francesca, lo so fa caldo, c'è un po' di vendite. No, è che è lei che è ubriaca, deve pisciare. Ubriaca? No, è perché hai preso un tè caldo prima di entrare, quindi... Ragazzi, perché a Baiano, bellissima cittadina, accoglienza e accogliente. Accoglienza. I ragazzi sono veramente belli, bravi, però fa un cazzo di freddo e quindi ho preso un bel tè caldo che mi ha riscaldata fin troppo. Okay. E sono tutta caliente ora. Tutta caliente. Caliente. A lui che secondo me vorrebbe suonarti. Allora, il punto è questo, c'è questo campanello perché Francesca fino all'anno scorso faceva una sua rubrica che doveva essere una rubrica di 5 domande molto veloci. Chiedeva al gruppo magari come si vedeva in futuro. Madonna. Domande molto ansiogene. Quindi da quel momento in poi Francesca abbiamo iniziato una sfida tra me e lei. Su chi avesse ragione, se lei portava avanti o no. Poiché vincevo sempre io, abbiamo usato questo campanello. In qualsiasi momento d'ansia voi lo potete suonare. Ah, perciò l'ansiometro. Perfetto. Esatto, allora tu non sai perché nella vita ho l'ansia. Quindi io lo metto qua a vostra disposizione. Vai. Dopo la prima domanda, sta più qua con lei che tipo lei c'ha l'ansia. Così vengo sicuro. No, mettiamolo al centro per un po' di par condicio. Vai, là. Così
si vincevo sicuro. Siamo questa che poi fai la bottiglia del tè caldo. Ho paura di fare la mia prima domanda. Ecco, suonano già la campanella. La prima domanda. Ma quando mai? Hai visto? No, questo è per chiamare il nostro amico Carlo. Stiamo aspettando l'aperitivo, le patatine, il tè caldo, tutto, no? E infatti, guarda, ma lui è molto garzone, veramente. No, non so se vuole entrare. No, davvero? No, scherzo. Allora, tornando per un minuto serio. Ma perché? Vabbè, fai. Giusto così. Come nasce il progetto Come Avere Amices? Allora, abbiamo 5 secondi veramente? Facciamo a metà. Vai. Allora, una sera di 2 anni fa mi reco in un locale ad Aversa dove lei suonava con un gruppo, insomma, mi piaceva questa band, insomma, vado a sentire e il suo stile mi piacque, bla bla, dopo il live ci brigiamo insieme, tutto questo. Facciamo, va, dai, suoniamo insieme, sì, Anto, suoniamo insieme. Anche tu stava sciolto così. Beh, ci siamo ritrovate mesi dopo. Abbiamo l'accendino. Allora, attenzione, difficilissimo. Vabbè, niente, lei dico: beh, senti, c'hai da accendere, hai una sigaretta, perché io scrocco le sigarette, dovete saperlo. Quindi le scrocco anche l'accendino per l'occasione. Dopodiché lei mi dà questo accendino, io me lo affondo, chiaramente. Lei se ne accorge e mi dice: vabbè, me lo devi ridare. Io dico: te lo ridarò quando tornerò, perché ero in partenza per il Marocco. Grazie, questa cosa mi emoziona tantissimo. E quindi niente, sono tornata e abbiamo, diciamo, messo insieme le nostre cose. Dopo un po' di mesi, perché siamo due persone non intagliate, persone che ci rallentano, cioè, spieghiamo che ci siamo. Intagliare, etimologia di intalleo. Però dopo un po' di mesi di sì, vengo io, fai tu, dici, ci siamo viste, e quindi è nato il progetto Come Avere Amices a febbraio. Era a febbraio l'anno scorso il primo live. Febbraio, sì. Quindi a breve sarà il nostro anniversario. Cioè a breve proprio c'è l'anno prossimo. Poi aspettiamo, dai, un attimo introduciamo The Prince. Una sera eravamo a sentire un gruppo, una band in un locale dove curavo e curo la direzione artistica, e c'era un cantatore napoletano trasferito a Milano, lui era la batteria, e lui era bravo, cioè. Bravissimo, veramente figo, bravo. Daniele questo bocconcino. Questo bocconcino. E poi dopo, insomma, l'abbiamo contattato, lui, sì ragazze, siete fighe, quindi un pizzerino ce lo faccio, in realtà proviamoci, proviamo, sì. A provare alla fine, e stiamo ancora provando. Magari. E visto che ormai vi conoscete, provate, andate a fare live insieme, siete in grado di dirvi a vicenda pregi e difetti? Una diretta proprio tra pregi e difetti. Ma ognuno deve dire pregi e difetti di ognuno. Sì. Ma è per tre, quindi come si fa? Difficilissimo. Perché poi se lo dico io, cioè, si può doppiare? Sì. Ok, inizio io. Allora, il principe, pregio, cioè sono tanti. Meglio così. No, boh, è bravo, è bello, è simpatico. Uno. No, vabbè, però uno. No, principe, uno dei motivi per i quali, cioè, comunque io e Daniela ti amiamo. Solo perché è bravo e bello. No, perché è una persona tranquilla, è un componente, si dice a Napoli. Stai emozionando, vorrei dire. Grattato un attimo il collo. Il difetto è poco puntuale, un poco a volte così. È preso dalle sue mese. È arrivato così in orario oggi qui. Quella domanda a noi tre, promessa. Però è difficilissimo, cioè, no, ma ognuno ha i suoi tempi, magari aveva un altro orologio, cioè mezz'ora in dire. Capito. Perché c'è una persona che prima della puntata diceva alle 7:30 che erano le 8, quindi. Ma io può capitare che lui sbaglia a capire l'orario. Esatto. Ce la voglio difendere. È solo questo, non è che faccio tanto. Scusate, raga. Poverina. Comunque, passiamo a Dani. Dani è la mia Berenice. Cioè, i pregi. È anche ridicolo elencare i pregi di questa persona, cioè, dal mio punto di vista. Magari... cioè, dovreste riprendere anche lei che muove le mani mentre parla di me. Insomma. Aspetta, lo faccio io, dai. E niente, no, la persona è Berenice, lei è una bravissima musicista, amica, fa parte della mia vita. E quindi tanti cuori anche a lei. Passi il violino, mi
Esatto. Sì. Difetti, è un po' troppo testarda. E a volte non ascolta le persone che le sono vicino o le persone che le vogliono comunque bene. Ma facciamo scompa in diretta, sì. O nair, scompa o nair. Io sono andata, vabbè. Ora mi diverto io, vai. Tocca a te. Ecco, tocca a me, perché sì, bella sì. Mia qui adesso va risposto. Allora, bella mia è la bella mia, cioè nel senso che è veramente una persona alla quale tengo moltissimo. Nonostante lei dice che io non l'ascolto, è un punto di riferimento. È un punto di riferimento musicale, sicuramente, e anche per quello che prescinde la musica. Infatti non è un caso che dopo tante marchette che sono state fatte ultimamente musicali, alla fine il progetto con Antonella sia nato, perché con lei finalmente mi sono sentita di condividere le mie cose personali e che si sono intersecate con le sue, quindi questa cosa è una cosa molto, diciamo, condivisa. Esatto, poi vabbè, di difetti e voglia, diciamo che soltanto uno, giusto, è perché siete un continente. Ragazzi, è la persona più incontinente del West, ma incontinente nel senso che è proprio Serenity, pannoloni per l'incontinente, pubblicità occulta. Come quell'altra, no, Serenity, quell'altra... Tena Lady, perfetto, vabbè, adesso sì. Abbiamo fatto proprio tutte le pubblicità. Più carino quello, dai. E niente, poi il principe, il difetto è che il principe, il pregio è che è il principe. È anche difetto. Cioè, quindi è proprio, c'è cioè due facce della stessa medaglia, ci piace così com'è, anche se ci fai il tosang per te, però lui è bello mio, c'è anche lui gli esami, però c'ha la sua vita, il c'ha la sua vita, è una vita molto nobile, un sacco di cose da fare, vabbè, sorvoliamo su questo. La corte, cioè comunque. La corte, molte quelle. Esatto. Non è che sono senza fare niente. Le partite, le spa. Ma tocca il principe. Non lo diciamo, però. No, infatti. È difficile, comunque, non è facilissimo. Allora, come pregi. Partiamo da Antoa subito, proprio al volo. Come difetto, forse. Posso permettere, bevi un sacco di te, voglio prima di suonare, si abbuffa di te, arriva là sopra. E ma sai, là sopra te ha un sacco di controindicazioni. Ah, ok. Comunque c'è la caffeina e te comunque. Ma per quello, cioè si vede il testa agitato. Sta agitato, dice, ma dove sta il cartone Murello? La mano non le trova. Perde tutto, ma solo quello. Però tutto è lì. Tutto là, sta davanti. Questo era il pregio o il difetto? Era il difetto. Difetto. Come pregi è... Ma lo già sto così. Aspetta. Un sacco perché è brava. È bella. C'è un sacco di idee. Oggi c'è un sacco di idee. Viene, ho fatto un pezzo, vado qua. Boom, un pezzo nuovo. Pause, mille pause. No, è bella, c'è un sacco di cose. È creativa. Molto creativa. Però con il difetto... Magari non so, forse supera la creatività. No, sto scherzando. È iper creativa. Andiamo invece a questa domanda già apparecchiata. A questa. Esatto. E non diciamo da chi è stata. Ragazzi, belle esperienze oggi, belle esperienze. Anzi, ringraziamo. Ci ascoltano, no? Sì, ci ascolteranno. Ringraziamo Dragana per il trucco e parrucco di questa sera. Dragana, te la presenterò un giorno. Ah, ok. Radio Baiano, mondo cristiano. Ragazzi, abbiamo anche cantato stasera, come potete ben capire. Finalmente Icona Berenice scantano. E che canzone? La domanda, perché non cantate? È per questo. Ma non mi rubare le domande. Non la fare. Non ce l'aspettavamo. No, stai a pregi d'Italia, dai. Ah, è vero, io sto facendo questo. Dai, pregi d'Italia al volo. Calza. I pregi d'Italia. C'è un sacco di pregi. Così tanti che non è il caso di dirli. Com'è buono questo principe, però? Pregi a go-go. Pregi e difetti, fammi il difetto di assicurativo, no, comunque è una merda totale, è privato. Però in realtà poi è bravo, cioè suona bene, c'è un sacco di... porta più strumenti, quindi c'è molta fantasia anche lei, creativa. Come difetto, che difetti dire? Non so. È quello là che però non possiamo dire. Quello lì, Il fatto di... Non è un problema. Il fatto che è in radio, però. Come difetto, no, non lo so, non mi piacciono questi orecchini. Questo fatto che si mangiano. No, ma sentite, noi alla fine... Non lo so, non va bene che non dite certe cose.
queste non dicono delle cose. Si mantengono. Un difetto, è un difetto che ha. Ma no, non ne ha disgrazia, è lei. È così, è perfetto. Lei è bellissima così, come la vedi così. Ma come è bravo! Come Berenice, perché avete scelto questo nome? Lei è brava a dirtela, dai, cioè lei che ce la poesia. Non può parlare che il testo sta facendo. Io penso di non saperlo, dici. E infatti, per spiegarlo tu che lo sai nessuno. Allora, lo spiego io, va bene. Vai. Una nostra carissima amica, componente anche lei sotto sì. tanti aspetti delle nostre vite, e si direttava con noi a scegliere questo nome. Cioè, in realtà, poi ha fatto un collegamento mentale del molto boccolo, bello. Del boccolo che in realtà ci unisce, e ha detto testuali parole. C'era proprio la Wallera del boccolo, e testuali parole. C'era la Wallera nel boccolo. Esatto, nel boccolo c'è un po' di Wallera. E beh, stavamo scherzando, la chioma di Berenice, poi abbiamo belle boh, latino, coma Berenice, che è il nome latino della costellazione, la chioma di Berenice. Questa tarantella, perché come ci chiamiamo? Coma Berenice, coma Berenices. Come Berenice. A un certo punto c'erano, ognuno dice in un modo, e quindi questa confusione, però ora è come Berenice. Abbiamo scelto come quello più cacofonico che ci potesse essere. E quindi, Nino, tocca alla tua domanda. Vabbè, tu mi hai fregato la domanda. Nino è molto questo. Napoli. 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 No. Nino D'Angelo, il mio nome non è Nino. Antonino. No, Biagio. No. Viaggio Fausto. Scusami, da dove cazzo perché esce Nino? Viaggino. No, sempre potrebbe essere Nino, chiamato veramente Nino. Se mi tieni ancora un po' di sta roba addosso, mi sento male, mi viene la bronchite. Quindi, spostano. Ragazzi, piccola parentesi sulle condizioni di salute, sì. Che come il Papa dobbiamo accertarci se appunto delle visite da medici. Qua, come il medico giapponese, da cinese, non lo sappiamo. No, vabbè, io la mia domanda già la buttiamo lì questa. Allora, il motivo... Anche a te vale l'ansia? No, non sono tanto ansioso, alla fine faccio poche domande molto semplici e dirette. Un uomo di poche parole. Sì. Allora, io volevo chiedere, visto che voi alla fine, cioè, musica molto strumentale, poco cantata, non ci sono... Il pubblico come ha reagito a questa vostra scelta? Cioè, il vostro rapporto col pubblico, qual è stato? Allora, ti dirò, inizialmente non ci abbiamo mai pensato a questa variabile, insomma, di un approccio del pubblico, perché poi non è che suoniamo in luoghi dove incontri una persona, qualsiasi persona, cioè chi viene ad ascoltarci, cioè chi ascolta la musica, quindi potremmo piacere probabilmente, si spera. Non ho capito però. Capito? Alzo la mano. Dai. No, nel senso che non è che suoniamo spesso in pub dove, o in club dove ascoltano musica house oppure musica melodica e non suona in questo senso. E quindi questa è la prima premessa. Seconda premessa, che è successo quando abbiamo iniziato a suonare? Che la gente si soffermava e gli piaceva ed eravamo felicissimi noi, perché poi diceva sì, però bello. La ragione è che aspettavano fino alla fine per il pezzo cantato che poi non arrivava mai. Questo però non tutti ce l'hanno detto, soltanto io ho avuto il coraggio di dircelo però lei a breve. Non la farò più la mia domanda. No, ma figurati, però non puoi dirmi perché non cantate. Secondo te? Ma mica non te la volevo fare così. No, però spesso, no, ci stiamo distruggendo un'armonia che si era creata. Ma cerchi piangere. Sì, vai! No, però veramente spesse volte ci hanno chiesto perché non cantate. Ma ne strunzo, se io non canto, cioè, lo faccio apposta non cantare. Ragazzi, no, io non la controllo. Che cosa bella. No, perché ho dimenticato le parole, perché la canzone è questa, e si ferma là. Ma soprattutto perché non so cantare. Non lo volevo dire. In realtà, ma a parte Radio Baiano, Mondo Cristiano, non sappiamo cantare più niente. Quindi, però un giorno è probabile non sgamare questa sorpresa. Di intonare un si bemolle perché e inizieremo a cantare. In realtà l'asso nella manica è il principe, perché c'ha l'ugola d'oro. Principe e l'ugola d'oro. Questo non lo sapevo. Ieri sera ci hai fatto sentire un po' di esagerato. Alto livello, sì. Direi.
pelle d'oca. Facciamo una piccola pausa. Sì, le mie orecchie sono rosse. Visto che vedo le orecchie rosse. Che pulsano. E visto che dobbiamo dirlo, la mia vescica chiede pietà. Vedi, il karma. Tu hai fatto la domanda cattiva, l'hai fatta innervosire, quindi? No, veramente, ascoltatori, qui è tutto fantastico. Non siamo in armonia. Tutto bene, dobbiamo riacquistare l'armonia che ci stava perdendo. Salutiamo comunque ascoltatori che ci stanno ascoltando. Orena Lippa, Francesco Sirci e Marcella Tagliaferri. Un applauso. Noi mandiamo un pezzo per fare una piccola pausa. Mandiamo il nuovo singolo di Sabba e gli Incensurabili, Bang. Salutiamo anche Sabba, Luca e tutti gli Ciao ragazzi. E torniamo fra poco con Nicoma Berenice e sarà di indifferenti su www.radiobaiano.it. Oggi è come ieri, non ce l'ho la faccia per uscire e fare finta che le cose vanno bene, che il lavoro mi conviene. Molto peggio di così. È solo un altro giorno che non va, che sei andata via. È solo un altro giorno che non va, che tu non sei più mia. C'ho la scusa della crisi, quasi quasi non lavoro. E ci mancava solo Massimo al telefono che dice che t'ha vista in giro con un altro uomo. Non c'è più allegria, non c'è più poesia, non sei mai stata mia. E mi dicevi che domani è un altro giorno, non ho neanche preso sonno, ormai mi faccio solamente male. Tra i pochi applausi, nei tormenti, nuovi cani ad azzuffarsi in Parlamento, a raccontarmi un altro film al lieto fine, a dirmi fidati perché potrebbe andare molto peggio di così. È solo un altro giorno e non va, che sei andata via. È solo un altro giorno e non va, che tu non sei più mia. Deve essere uno strano processo di abitudine alla negazione della mia stessa colpevolezza a rendermi asservito a logiche di lobotomizzazione o se rivedere ormai banali. Ma che dico? Banalissime! Pertanto credo di aver realizzato di essere schiavo di un sistema così insensibile e corrotto che mi ha reso carnefice e inconsapevole. Quando quel giorno ho deciso tra appendermi a una corda o caricare una doppietta, sparare il primo colpo a te. Ciao amore, ciao! Senza odore che prende forma ma
poi muore, come la voglia in me di ricordare. Ad ognuno il proprio inverno, spazio e tempo non perdonano. Tu sorridi, tremi, non ricordi, io aspetto immobile. Problemi tecnici. Piccoli problemi tecnici che capitano comunque in una radio. Mandiamo un altro pezzo e speriamo di tornare il prima possibile da questa pausa. Voglio il mio letto ed il mio cuscino. Che stanchezza, prima o poi sverrò. L'erba voglio cresce nel giardino del re. Sarei capace di arrivarci per rubarne un po'. E non voglio più stare ad ascoltare. E non voglio più dirti di sì. Con i sensi di colpa per aver rifiutato questo incarico. Meglio se trattengo per non perdere le staffe, per non fare una gaffe tra le smorfie più buffe. Sbuffo sotto al ciuffo che si posa sull'occhio, non respiro qua sotto. Meglio se trattengo per non perdere le staffe, per non fare una gaffe tra le smorfie più buffe. Sbuffo sotto al ciuffo che si posa sull'occhio, non respiro qua sotto. Ci sono cose peggiori, ma al momento lo giuro, provo l'odio più puro ed accappate nel mondo. Vorrei restare chiusa e
se non c'è soluzione il problema non esiste. Non posso fare a meno di pensare che sia pazza ma che insiste. Mi perdo con lo sguardo dentro al senso della vita che sparisce. Lo trovo se capisco che è importante solo essere felice. E non voglio più, non voglio litigare. E non voglio più scegliere e rinunciare. E non voglio più parlare ed ascoltare. Non ce la faccio più, ho bisogno di dormire un po'. Meglio se trattengo per non perdere le staffe, per non fare una gaffe tra le smorfie più buffe. Sbuco sotto al ciuffo che si posa sull'occhio. Non respiro qua sotto. Siamo ritornati. Radio mondo cristiano. Se l'ugola del pinch. Allora, nel tram, nel frattempo abbiamo mandato su, a tre canzoni. Sei bellissimo, sei bravissimo. Abbiamo mandato tre canzoni, perché abbiamo avuto un piccolo inconveniente tecnico. Diciamo quali canzoni abbiamo mandato. Abbiamo mandato Sabba gli incensurabili con Meglio, il quarto inverno di Nostro Inverno. Uno, anche ragazzi, un saluto a tutti comunque, a ragazzi del quarto imprevisto, a Sabba e a Tonia. E poi abbiamo Tonia Cesare con Capate. Ai amici di Maria De Filippi. Io sono dello Stato. Io da buon marpione, ora sono saluto Ilaria. Ciao Ilaria, tutto bene? Allora, tornando seri, prima di farle suonare un po'. Sì. L'episodio che è più bello che ricordate insieme. In realtà no, perché la voglio dire io. Secondo me io ho capito. Allora, l'episodio più bello sia musicalmente, artisticamente, che personalmente condiviso tra noi tre è stato l'opening a Palo Benvenuto. Yes. È stata un'emozione, a parte la situazione bella in questo paese. Come si chiama? Perché c'è quel paese? Siano, comunque panoramico, insomma, tra le montagne. Rivoluzioni Festival. Grazie Rivoluzioni se ci stanno ascoltando. E in pratica abbiamo vinto questo contest per l'opening a Palo Benvenuto. Noi siamo tre fan e quindi mangiate la nostra. No, in realtà io sono fan, loro se ne sbattono. Però. No, non è che a me è piaciuto molto, non lo conoscevo. Idem, posso. E quindi sai, da che diventi da stalker di Palo Benvenuto e ad aprire con i Poma Berenice e Palo Benvenuto è bellissimo. È il sogno di ogni stalker alla fine. Il concetto. Sì, in realtà è un iter che bisogna fare. E niente, quindi quanto tempo è passato? Quanto tempo? E niente, in pratica abbiamo fatto questo opening. La cosa più bella che durante il nostro live vediamo Paolo che era tra le prime file dei mille fan. E ironia questa, ovviamente, cioè, c'erano persone però non c'erano mille fan. Poi Paolo si alza e viene ad ascoltarci, viene vicino alla scaletta del backstage per complimentarsi, per chiederci informazioni sul progetto e lì è stato davvero bello. Si è realizzato un sogno, devo dire. Ne abbiamo tanti, però sì, ci può succedere. Sì. Ci può stare. Condividete con me, sì, questa cosa. Esattamente, sì. Poi non volete sapere uno scoop, una chicca? Ditela. Che dopo il live facciamo di fretta perché c'erano altre band che suonavano, quindi prendiamo tutte le borse, borsettine, stand. Uè! Un messaggio nel frattempo. Ciao Ari!
Sto commentando la trasmissione. Ti sente? Urla un po' più forte. Oriana Lippa che ci dice: sto commentando la trasmissione delle Coma Berenices. Salutatemele con la faccia sorridente. Ciao Oriana Lippa. Ori c'è anche il principe, quindi. Vabbè, no, è chiaro, no? Ciao Oriana, tutto a posto. E comunque sto raccontando questa aneddoto, voglio un po' di attenzione. Io ero attendo, sì. Io stavo aprendo il messaggio. Niente, in pratica raccattiamo tutti gli strumenti, mandolini, chitarre, tastiere e quant'altro, e nella furia prendiamo anche una borsa con dei pedali del chitarrista di Paolo e ce ne andiamo a bere, a festeggiare nel bel paese. E fino a un certo punto, perché poi doveva iniziare il concerto di Paolo Benvenuto, non poteva iniziare perché io avevo messo tutto questo in macchina, l'avevo chiusa e anche mi iniziano a chiamare, il telefono spento, figuriamoci, torniamo tutti un po' alticci, ma dove cazzo stavi, questo non può suonare, niente, questa era la cosa molto divertente. Infatti non morite dalle risate, perché comunque ci scrive, non so dove ho commentato, ma comunque sul sito. Ciao Fabio. Grande. Intanto vediamo dove ci ha commentato, perché vuol dire che c'è qualche altro commento. Tutti questi fan andiamo a vedere. Buffy. Dove Oriana? Commentiamo su Buffy. Su Buffy. Ah, i Buffy sono le Coma Berenices. Dove? Non lo sappiamo. Oriana, dici dove hai commentato. Su Radio Baiano. No, sul Indifferente. E siamo sulla pagina. Ho preso Indifferente, la pagina Indifferente. Pure sotto il post che loro hanno. Alla prossima pausa. Non lo sapremo mai. Che belle queste puntate così. Che belle, ragazzi, più puntate così e meno puntate. Così, è vero, e meno organizzate. Così. Perché non suonate un po'? Questo tè è veramente gustosissimo. Io. Ma si riprendono tutti i tè? No, sì. Photoshoppa tutto. Possiamo anche spostare le idee, secondo me. Facciamo così, ora mi occupo perché io del testamento del tè. Una piccola ma cosa. Io ho bisogno del tè. Ma io sei cioè, comunque Francesca, non mi sono fotto. Ma infatti, ma io non capisco perché vi state facendo. No, per un fatto tecnico che. Non no, ma noi a livello tecnico il tè non dà fastidio. Ok. Io mentre voi. No, non c'è una realtà, siamo in diretta. Ma volevo scorreggiare. Mentre voi. Noi siamo già organizzati. A proposito, ma cosa suoniamo? Vabbè, questo è proprio è ansia, panico. Vai. Io direi da Volver o da Impro. Ma ci ascolta? No, Volver perché Impro. Ok. Ah, già, dopo spieghiamo perché. Ok, compriamo. Siamo pronti. Sono pronte. Clicca qua. Quando siete pronti io vado. Aspetta, ok. Mi sa. Molto tutta l'impronta. Ah, siamo Arioveriz, ok. Maridi. Ci siamo bimbe? Aspetta, no, bimbi. Questa sedia è proprio goduria. Un attimo solo, vai. Thank you.
Ah, volevamo dire, volevo fare un appunto che non abbiamo fatto finora, che è la prima volta che i Coma Berenices suonano in Unplugged, davvero. Infatti, cioè, mi anticipano sempre le domande. Io volevo, io volevo darvi una bella notizia da Refex Arretto, non so che, quale miracolo è stato, quindi io sono felice. In realtà, quello che dicevamo anche nel, nel pre-live, cioè nel pre-trasmissione, è che anche nelle situazioni più assurde, dove lo spazio era minimo, noi siamo sempre andate con mille chitarre, infatti, mandoline, infatti spieghiamo un po' tutta la vostra strumentazione, la scelta anche cogliamo anche l'occasione di spiegare perché siamo con questa strumentazione. Allora, spiega, vai. Set minimo, batteria completa, quindi già di per sé questo è un casino. Poi io tre chitarre e un mandolino, Antonella una chitarra, una diamonica, una tastiera, un Mac e un Glock. E chi più che ne mette, esatto. E quindi è sempre molto. E anche in situazioni piccole o in radio, in culandia noi con la macchina carica, perché noi dobbiamo fare le nostre. Poi che è successo ieri sera? Abbiamo attivato il cervello. No, è successo, aspetta, è successo. Attiviamo il cervello. È successo che a me hanno prestato una chitarra classica. Io non ho una chitarra classica. Chi gliel'ha prestata. Ciao chi mi ha prestato la chitarra classica. E quindi è stato un, è stato una rivelazione. In realtà mi sono molto affezionata a questa chitarra. Ho detto, guarda, si potrebbe quasi fare quasi tutto con una sola chitarra. Quindi abbiamo attivato il cervello, abbiamo detto, aiuto, ma gamma fa? Cioè, in realtà un metro per un metro. Conversazione tra me e lei. Esatto. L'ansia, qualcosa la dobbiamo portare, alla fine si è uscita ieri sera con questo messaggio. Sì, quanti canali ha il mixer? 10 canali? No, perché io sono rimasto, facciamo in acustico, ma quanti canali ha il mixer? Fatto io, aspetta. Nessuno. No, non c'è canale, cioè, quindi. E ho detto ok, allora. Cazzo, ho fatto. Per l'occasione, lei ha una sola chitarra, il principe che ha il suo rullantino, e io dopo. Quanti anni? Dal 73? Io direi dal 69. 69, che non, cioè non sono più l'acustica. E c'ho questa, infatti sono emozionata. Infatti si sente, posto. Però non fa niente. Intanto Oriana ci dice, ci scrive quello che aveva scritto, non ho capito dove. Siete forti quando fate un bel disco e comunque meglio loro che non cantano che tanti che cantano una marea di cazzate. Bravo! E io in realtà, dato che la conosco bene, già so, e lei mi ha capita. Ragazzi, posso alzare la mano? Io vorrei fare un saluto in diretta. Vai, dai. Allora, il mio saluto è per Roberta, Roberta Cacciatore. Robira, infatti sì! Vai. Che ci ha in realtà condotte qui. Esatto, grazie a Robby, siamo qui. Salutiamo Robby, anche da parte mia e di Nino. Sì, anche sì, soprattutto Fabio. Io un giorno penso che la conosceremo tra un po', io la conoscerò prima o poi. Ma sabato allora, dice, ne approfittiamo per dire che sabato c'è la riapertura del club tra sabato gli incensurabili. Con un Poppo, non c'è sabato, c'è Poppo. Che farà. Io mi devo accordare la chitarra. Quindi andiamo tutti quanti sabato alla al club 33 giri del nostro amico. Noi ci saremo. Scusate, io che sono ignorante. Un bacino anche a chi, per come mi ignorante. Dove possono trovare il club? Facciamo pubblicità. A Santa Maria Capovetere. Cazzo sto a Bellini. Fanno gomme proprio. Ma ti fai le canne a Bellini anche? No, io non fumo, non so manco fumare. E che va a fare a Bellino però, me non so manco fumare. Ma non è vero, dai, vedi, hai le occhiaie. Fabio, vedi perché è perché hai le occhiaie? Ah! Vedi perché è un licenziamento. Secondo me. Dormo poco. B, ti fai le canne. 3, lavoro. Lavoro troppo a computer. Consumi troppo. Altro che proprio mare di altro che unisce tutto quello di mare di siti. Ragazzi, comunque c'è un gran casino. Gesto 1, 2, 3. Radio Baiano Mondo Cristiano. Io la voglio come su via tutte le foglie, i messaggi. Tornando un po' seri, domanda per Anto e Daniela. Quale apporto? Sì. Ha portato gioco di parole Fabio quando è entrato nel vostro gruppo. Cosa ha portato e ha sfondato praticamente. Allora, facciamo a metà. Quanto io già lo so, cioè la stessa risposta, perché poi è una cosa che pensiamo. Ah, che ne sai? Cioè, se io voglio dire un fatto, vabbè, vai. Ah, poi io dico la mia, di suicida tua, non ti Okay. Allora, io in pratica
livello tecnico, utilizzando dei termini anche forse poco tecnici, però i pezzi si sono alzati con lui. E a... I messaggi subliminali. Infatti si sono... non riesco a capire. Alzami come il vento. Censureremo metà della puntata. No, in realtà i pezzi hanno preso più forma. Ci ha dato tanto la mano con le dinamiche. E soprattutto per i palchi grandi, che poi non è che facciamo Woodstock, però è che capita che suoniamo. Cioè, quando siamo andati a Woodstock l'estate scorsa, suonava ancora l'acustica. Suonavo sì. E la batteria dà un apporto fondamentale ed è diventato quasi lui, perciò è entrato comunque per noi nel nostro cuore. Io penso che in realtà questo progetto c'ha due anime. Una, tornando alle origini, l'anima della Wallera del Boccolo, e rimane, cioè nel senso che c'è un'intimità che si può sviluppare tranquillamente anche in duo. C'è però, quindi con me e Antonella, in duo Fabio, mi spiace, ma l'intimità tra noi non ci sta al momento. Però in realtà cioè per me con Fabio, quindi con la batteria, questo è esattamente il progetto come dovrebbe essere per altri versi, quindi diciamo che lui è un completarsi con noi, quindi sciolto. E poi diciamolo, comunque è un bravissimo batterista che intuisce, no dai, no, a parte gli scherzi, riesce ad intuire le intenzioni e, come dicevo prima, dà una mano con le dinamiche e in situazioni un po' più grandi, con un palco un po' più grande, una strumentazione meno intima, ecco, come situazioni, la batteria diventa per me fondamentale. Vabbè, poi il componente, quindi in realtà pariamo, in realtà è perché pariamo. Possiamo una cosa in funzione, cioè, dei pezzi. Fondamentalmente i pezzi che mi fecero sentire all'inizio erano pezzi pensati con una batteria. Cioè loro hanno suonato dei pezzi, registrato, una serie di dinamiche, salivano, scendevano. C'è una farfalla sul muslo e dice, si sposta. Anche qua dentro io una volta basta. Può fare l'urlo. Vabbè, comunque dai, avevano queste. Cazzo fa sta farfalla? Chi lo sa, la farfallina che ti segue. Mi faccio i piedi addosso. No! L'unico divieto è quello di fare pipì per terra, proprio di te. Intanto arrivano saluti da Franco Sirgi. Ciao Sirgi! No, i panini ti possono mangiare. Ciao Sirgi, Franco Sirgi in realtà, intanto anticipiamo, è un cantatore perugino e spero che a breve, insomma, uscirà il suo primo EP e magari lo ospitiamo qui a Radio... Radio Baiano, Mondo Cristiano. Franco, noi ti aspettiamo ovunque tu sia, noi ti aspettiamo qui a Radio Baiano. Io faccio una domanda un po' stupida, perché la risposta forse è anche scontata. Vai Nino. Perché, cioè, già lo stavo dimostrando nel vostro progetto, il divertimento quanto conta? Che quanto domanda sciocca. E fare quello che fate. Vabbè. No, sicuramente l'aspetto ludico diventa le farfalle addosso. L'aspetto ludico è fondamentale perché ci vedi, insomma, siamo tre ragazzetti di provincia. No, non è vero, di provincia, noi siamo di Napoli. Torno seria. Sì, ci siamo tre persone simpatiche, lo ammetto, siamo simpatici. Anche noi lo possiamo dire, sono simpatici. È molto soggettivo, insomma. No, cioè, davvero ci divertiamo un sacco. Cioè, alle prove, oppure usciamo insieme, capita, no? Più con lei che con lui, perché lui ha i suoi fatti. Usciamo sempre, Fabio, insieme. Ci divertiamo tanto. Quindi ridiamo, questa è la bella. Io direi ridete anche voi. Piace bere, la volevo fare perché però, molto fiatata. A proposito di divertimento, è caldo. A proposito di divertimento, un episodio divertente che magari vi è capitato durante i live, episodi strani. L'ultimo venerdì sera. Pure più di uno, cioè l'assalto del palco. Allora devi pure più di uno, quindi devi sapere che non
essendo una nostra, la nostra una musica viaggiante, no? Cioè in realtà il nostro obiettivo sarà quello di vendere, regalare, distribuire THC. Esatto, THC durante i concerti per far apprezzare meglio il pubblico. Ecco, torniamo al rapporto col pubblico. Succedono fatti strani ed è la seconda volta che in particolar modo al Chestè, salutiamo ciao Fabrizio Chestè. Ciao Fabrizio, grazie. Salutiamo Fabrizio, ciao, grazie di tutto. Che si palesano personaggi strani durante il live. E quindi se una volta si palesò tale Maria che voleva suonare, chi era? Vasco Rossi, non lo so. La prima. Dice Tessi Cepo. Lei disse dammi la chitarra e fammi cantare. E si prese la mia o la tua? No, io le diedi la mia chitarra. E quindi durante il nostro live ci fu un inserto di una signora. Un featuring Maria, che ci fece questa cosa. L'ultima volta il 16, il scorso venerdì, c'è stato un exploit. Ciao Exploders, salutiamo Gabriele e Daniele. Sì. Bacione forte. Baci abbracci. Esatto, manco avessimo cominciato a distribuire cose, in realtà si è palesata la seconda Maria 2, secondo me. Ma erano fatti a MD. Però secondo me sono quelli che veramente hanno apprezzato di più tutta la situazione. Questo Gino diceva, come direbbe Biagio della terza classe che noi salutiamo, sono i cosiddetti campioni. Biagio apprezzerà sicuramente. No, ma quelli erano campioni. Salutiamoli ragazzi. Ciao ragazzi. Ce n'era una che seduta a terra, cioè in realtà fluttuava, così anche senza musica, però. E poi un'altra che veniva da dietro, si faceva i selfie mentre mi stava suonando. Improvvisamente questa, cioè testualmente scippa le bacchette da lui e lui le dà pure, cioè va pure. Cioè, questo è da suonare, comunque. Si divertiva un sacco comunque. Sì, giuriamo, no. Io ho sentito mentre il pezzo andava, Antonio che diceva "E Fabio!" Quella partiva il pezzo e diceva "Fammi suonare, aspetta, qua sta partendo. No, fammi suonare, guarda due cose, un secondo, 3 minuti te le do." Però sinceramente l'ho invidiata, perché che via, dove sta? Non l'ho vista prima, era normalissima. L'ho vista prima in piazza, stava tranquilla, ha chiesto pure una sigaretta, l'accendino mi ha chiesto. Che sarà? Per farsi il crack? Secondo me, allora, mo vi spiego una cosa. I ragazzi della terza classe ci spiegavano che durante le loro esibizioni per strada capitava sempre di incontrare dei soggetti che, come questi qua che avevano rubato, cioè, il momento per suonare. Non è il momento, proprio il live. Live, non bavare. Loro li descrivono come champion in caso negativo e degli arcangeli in caso positivo, che erano portatori di... IDS. Cos'è l'arcangelo? Cosa portava all'interno della terza classe? Felicità? No, in pratica il campione portava distruzione, esatto. E l'arcangelo faceva riprendere il live, quindi li aiutava a riprendere. Che mitica. Intanto, sempre Oriana ci dice, Franco ha detto che verrà qui a Radio Baiano e ci ringrazia. Ilona e Maria, fatemi spiegare chi sono Danto e Dani. Noi gliel'abbiamo già spiegato. Allora, Ilona e Maria, cioè, oddio, addirittura una foto. Ci è arrivata, ragazzi, è la prima volta che ci mandano una foto in diretta. In pratica c'è qua, usa quella fattona che stava che faceva i selfie. Salutiamo la fattona. Ciao Ilona. In realtà è la nostra, l'unica che si comprava il disco. In realtà ne comprava 10. Grazie Oriana per la fotografia. Sì, cosa bellissima, cioè voglio tutte le interviste così che ci mandano le foto di... Che bello. Molto Oriana, intervieni più spesso nelle nostre trasmissioni, mandaci fotografie che ci piace così. Allora intanto facciamo una pausina, sì, perché io comincio a fare caldo. Io tanto gente come ma quelle le mani a spalle non è così, vabbè, sorvoliamo. Marco se n'è andato in tutto il treno deve quella stiamo Brava! Facciamo una pausa, ascoltiamo i nostri amici di Exploders Duo, Daniele e Gabriele, con la giacca di Carmen. Torniamo fra poco. La giacca di Carmen è sospesa da mercoledì 31 agosto. È sul retro dell'auto. Non parla, non si muove, ma sente che mi giro a guardarla e... Eh.
Carmen, per dirle di venire a riprenderla. Mi ha detto lo farò, so che la sento stando tu, ti vedo. Ma Carmen, ma Carmen, ma Carmen, non venne più, non venne più. Nadu varu lortze ma, nadu varu lortze ma, nadu
l'orzema, naruba l'orzema. Perché mi pezzo io visto che non avevo, cioè l'unico pezzo che ho trovato l'ho messo su YouTube, so, quello di Live Take Me to Charge che avete fatto, che non è, cioè, c'è l'unica cosa che c'è. Salutiamo Andrea di Rosa, intanto. Ciao Andrea, Andrea. Andrea. È un nostro amico. Esatto. E io la mia prima versione è stata, ho detto come cazzo fanno a suonare, cioè lei come cazzo fa suonare tutte quelle cose contemporaneamente, te le qualità io, cioè, ho detto ah, cioè è figo, cioè nel senso che io il mio momento di abbandono lavoro per la radio lo faccio della Vesuviana, visto che tutte le mattine mi faccio un'ora di viaggio. Dove sei tu? Di qua? Di qua, arrivo a Napoli, all'Accademia Regna Baiano, che poi esiste, sì. Esiste, ragazzi, esiste. Quindi ho spremuto quella canzone più di una volta durante il viaggio e devo dire che... Però dobbiamo dire una cosa, che a breve finalmente ci sarà un po' di noi a livello tangibile e registreremo, adesso registreremo qualcosa, quindi uscirà il nostro primo EP e lo faremo alla Wami Lab, che è al centro di Napoli. Quindi altra pubblicità appunto, a Wami Lab. A trovare. Il telefono è... Che lì è la sala del principe. No, no, domanda così, d'amblè. No, io se, mi ha fatto domanda e mi ho risposto che tipo che fa parte. Ma tu non conti nulla. Ok, allora. Ok. Stima stasera. Vabbè, ma sei mai... Sono abituato alla fine.
qui vige un regime dittatoriale. Nei futti Robin. Girl power forever, sì. Ovvio. Cioè. No, girl power. Around the world girls. Sì. Sì. Nessuno capisce la lingua che stiamo parlando. Infatti, c'è un non so che non c'è niente. Io secondo me. Io secondo me. Mua. Ma cioè, vuoi fa. Dino, vai. No, no, va, lasciamo stare. Va. Non c'è. Secondo voi, okay, qual è il limite maggiore che incontra un musicista in campagna? Allora, prima di tutto in campagna potrei essere cattiva. Vai. Paura, Paura, allora, come te lo imposto il discorso? È complicato perché suona, siamo perché possiamo, un sacco di band, un sacco di cantatori, un sacco di musicisti, ma a Napoli non esiste, in campagna, ma a Napoli perché è la città più grande, non esiste un circuito, o meglio esiste un circuito tra quattro band che suonano da 20 anni, ma con tutto il rispetto ovviamente, però ci hanno rotto cazzo, cioè, e quindi non capisco per quale motivo non si dà area e spazio, ad altre realtà molto più belle, ma non parlo di me, lei, lui o noi, parlo di tante, tantissime altre. E quindi c'è un po' un, come si chiama, monopolio, sì, si chiama così. E ci viviamo e combattiamo questa cosa, io so che non farò mai parte di quel sistema e vedremo quello che succede. Ci vuole anche un po' di coraggio, sì, a investire, sì. E infatti in realtà come la vostra, come tante altre di persone che ci sono anche vicine, cercano di unire le energie e le forze per dare spazio a qualcosa di interessante, ce ne sono sicuramente, sì, 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 notevoli, però forse è un fatto anche di cultura, diciamo così, sì. Un fatto di cultura musicale, perché alla fine musicisti, cioè, stiamo parlando di un genere, il genere, diciamo, il carrozzone, diciamo così, ci finiamo un po' con tutti quanti dentro, però ci sono anche tanti altri generi che non, di qualità, che forse non trovano gli sbocchi che meriterebbero, parlo del jazz piuttosto che di altri generi seri. E poi non lo so, io mi sento molto umile, infatti tu dici quanto è difficile per un musicista, io sono una capretta, quindi non mi sento proprio di poter... ma anche tu sei un cantatore e suoni, no? Se non entri in quel giro, che è gravissima come cosa, capito? Però sì, non tanto vogliamo più che vabbè, questo è il momento, ma nessuno è una lacrima, capito? Esatto. No, vabbè, quindi, insomma, no. Sentiamo il parere del principe. Ma Borghese. Borghese. Ma io penso che a Napoli ci sta una quantità esagerata di gente che suona benissimo, giovanissimi, che sono batteristi, chitarristi, che fanno paura, ci sono tantissimi. Il problema è che mancano, sì, le strutture, sì, sì. Quindi molte persone o sono costrette ad andare fuori, ma anche si spostano spesso in Italia, ma magari a Milano, che già è un'altra cosa. Perché sì, come dicevano loro, è un palcoscenico molto ridotto rispetto a altre realtà dove veramente si può suonare senza moltissimi problemi. Qua un po' per la struttura, un po' per la chiusura, mentalità, è un po' più difficile, insomma, questa, però ti ripeto, per me c'è un fermento qua che non ci sta. Che non prende nessuna altra parte, è vero, questo è vero. Questo non solo per la musica, cioè anche per il teatro, cioè sì, in realtà, sì, è chiaro. Noi viviamo in un posto che è veramente creativo, un fermento, è pieno di arte. Come forse altri sud d'Italia, in realtà ci appartiene questa creatività, bisogna farla uscire fuori e creare i sentieri giusti per farla uscire fuori. Che bello. Sembra banale, però è vero. Sembra banale, ma in realtà sono bene. No, in realtà sembra anche lamponi, ma sembra male, però il credere in una cosa, se ci credi, quella cosa poi diventerà reale, la toccherai, cioè, prima o poi. Se vuoi una cosa, lunga la mano e prende, insomma, cioè, citando Gesù. Ci suonate un altro pezzo? Sì, ma bellissimo. Intanto, mentre voi vi preparate, io ho un annuncio da fare. Facciamo un
po' di, un po' di pubblicità, perché il 31 ottobre, quindi il prossimo, non mi ricordo che giorno è, sabato, comunque il 31 ottobre ci sarà questa bellissima iniziativa fatta dai ragazzi di Libera Campania. Doni Servillo si esibirà con lo spettacolo Servillo legge Napoli al Teatro Gloria di Giuliano d'Arco, e tutti i fondi derivati da questo spettacolo, il biglietto costa 20 euro, verranno donati per costituire questo fondo per i lavoratori in difficoltà di Pomigliano d'Arco e Sole Limitrofe. Quindi se potete andateci, perché è per una giusta causa. E saluto per la ragazza che mi ha passato questo evento, che è Maria Rosaria Volevo capire, non ci sta una persona che tu hai citato, però non conosco. Cioè, faccio il circuito che non c'è o che c'è in realtà. No, in realtà siamo amici, sono le amicizie vere queste. Tipo Roberta, Oriana, ecco, Maria Rosaria, persone belle che fanno cose veramente con tanto impegno. E che cazzo, cioè, fare questo è il minimo, insomma, no? Essere felici per loro quando senti il loro nome. Vabbè, noi le aspettiamo i ragazzi di Jeremy Urban Radio per una serata insieme. Intanto vengo qui, quando siete pronti me lo dite. Ci siamo. Quando vuoi tu, vai. Ok. Non apriamo questo discorso, no. Quindi noi volevamo fare il porcellino.
cancellino durante live. Chi vuole finanziare questo progetto mette il suo euro, capito? Me la faremo a breve perché. Ma secondo me è un'ottima idea. No, io sì, cioè, io la voglio uccidere. Cioè. Fai una domanda seria, invece. Allora, domanda seria. Mentre ascoltavo le loro melodie, sì. Ma la già una detta melodia. La mia domanda è, nella scrittura, cioè nella ricerca di questa melodia, come vivete il momento? Sentimento, pentimento. Va rotto. Dipende perché ci sono. Come funziona? Vuoi sapere come funziona? Yes. Allora, ci sono brani che vengono proposti da Dani, cose che vengono proposte da me e vengono unite, insomma. E poi in sala le facciamo sentire al principe. Il principe suona, arrangia e quindi funziona, è un arrangiamento comunque. Ci arrangiamo. Ci arrangiamo e che viene in sala tutti e tre. Ecco. Cioè, il progetto finito. Il prodotto finito. La catena di produzione, vuoi spiegare la catena di produzione? C'è, dateci tre buoni motivi. Mi stai fregando la mia domanda questa, però. Dopo Leo Panazzi c'era un'influenza particolare musicale dopo. Comunque. Tre buoni motivi per ascoltare i Coma Berenices. Perché ti fanno viaggiare. Cheat Ilona, sì. Giusto? Ciao Ilona. Ilona diceva così. Con le mani così perché ti fanno viaggiare. No, e lo pensava. Cioè, meglio lei. Emanava che dire pugliese emanava dei rumori però si fiamma ti fanno viaggiare. Intanto ci dice Oriana sì. Che domandona, venite a suonare a casa nostra. Ma dobbiamo parlare di casa nostra. Cioè che domandona riferito a cosa? Infatti di Ori riferito a cosa? A cosa? E poi dovete suonare a casa nostra voi. Parliamone. Ah, io allora, invito sempre i gruppi a venire a suonare a casa mia, già del mio compleanno. Chi vuole venire? Casa nostra in realtà è una casa che è al centro storico. Mia, di Oriana e di Franco Sirgi e di un'altra ragazza Marcella. E insomma, dove ieri sera abbiamo fatto tra l'altro le post prove con che lui ha detto no, ragazze, dovete andarvene perché devo studiare e noi siamo andati a provare a casa nostra. E esiste una pagina su Facebook, faremo tante attività, tante cose che scoprirete, non le posso dire perché non posso anticipare quello che sta per arrivare. Però seguite la pagina, seguite la pagina e seguite tutte le cose, anche tu. Io già ho messo il like. Ah, a prescindere, ok. No, perché dopo aver ascoltato prima, poi ho messo il like. Ma quando l'hai messo? Sulla pagina, la loro pagina. Ma no, casa nostra. Ma casa nostra, no, non capisci nulla. Sono un po' lento però. Ah, sei provolone, sei. La prova Nino, non lo so, cioè, poi sta a te però. Insomma. Cioè io me ne. Secondo te. Fai tu. No, a piacere. Dammi un consiglio. Secondo me ti metterò alla prova però seriamente. Ma è già da un anno alla prova. Ah, l'anno prova. Sta così. Ma io non lo sapevo. Nino. Non avevo capito che cosa c'è cioè, casa nostra. È una casa, la casa nostra, in realtà è una casa che non voglio conoscere. Secondo Fabio io dovrei licenziarti. No, non ho detto questo, dovresti metterlo come alla prova. Qual è una prova che potrebbe essere buona per. Stare zitto. Stare zitto, non ci riesce. Vabbè, nell'attesa, io comunque nell'attesa io invito come invito ad altri gruppi a casa mia. Il 4 di aprile, se volete, l'anno prossimo, tutti a casa mia, vedete a suonare per il mio compleanno. Mia zia cucina bene. Cucina di tutto. Già ci stiamo, va bene. Poi c'è il vino del marito in cantina, quindi. Bellissimo, noi siamo là, 4 aprile. 4 aprile, 3 febbraio, 4, 3 febbraio è il mio onomastico. Però ci devi invitare perché poi sti fatti e dici così e poi. Sì. Come si dice a Napoli, lo butti in da scurdanza. No, allora io ho detto a tutti i gruppi, tra cui anche la Manzalda, ciao Lorenza. Ciao ragazzi, che poi sono grandi amici nostri, cioè siamo veramente molto amici. Ah, Oriana ci dice, allora. La domanda sui live in campagna era un domandone. Lo so, però io ci tengo a fare questa domanda per far venire fuori i problemi, anche se poi non serve a niente, però. Tanto, ahimè, non serve a niente perché pure quando lo dici in modo esplicito, lo manifesti e lo palesi, non sono fottono proprio anche le persone. E quindi l'essere polemico diventa l'unica soluzione per esprimersi almeno, capito? Almeno dico sono polemica perché dico quello che penso, almeno lo dico, ce cioè lo posso dire e niente. Quindi però a casa nostra sarà un posto, io non volevo svelarlo, però dove si daranno anche dei live, speriamo che tutto andrà per il meglio. Il primo live sarà di Vroom You, non so se lo conoscete, e il
sarà il 14 novembre, e, oltre il 13 perché il 14 sarà il Club 33 Giri, e quindi vi inviteremo, vi prenotate, venite. Se io sono al centro storico, cioè ormai la chiesa. E prenotati e vieni. Quindi mi prenoto. Ciao. Che domanda volevi fare tu? Boh, mi hai fregato la domanda dei tre. Ciao alla mansarda, anche Oriana saluta i ragazzi della mansarda. La prossima volta Oriana viene direttamente. Sì. In studio. Allora, non vieni. In realtà no, la proposta ieri sera era Fadani. Oi, perché domani sera? Non vieni anche tu? E quindi www perché non mi vieni anche tu? Perché non sei venuta? La scheda vomita. Ma cosa era gazzosa, non gassosa? Gazzosa! No, ma oggi non ne sta seccando una questo ragazzo. L'emozione. È un po' stanco. No, è sempre stanco. Ma no, proprio su sì, poi. Ti dico una cosa, è sempre. Sì. L'assist, okay. Veramente. Ma vabbè, scusa, io a sto punto non dico più niente. Prima di fare una pausa, i vostri punti musicali di riferimento. Cioè, questa domanda che sto facendo io due minuti fa e me la sono regalata. Punti musicali di riferimento. Allora, termina voi, poi ci penso. Allora, per me c'è un trittico. Vai. Allora, Kaki King, anni di Franco, Pat Metini. Zanzani. No. Anni di Franco esce sempre. Io sono contenta di questa cosa, che ogni ospite che viene qua, Anni di Franco esce sempre. Vabbè, è buono. No, è buonissimo, perché se chiedi a qualcun altro, infatti c'è una radio comunque indipendente, non c'è la radio, è fatto figo questo. Ero preparatissima, però c'è un sacco di cose fighissime, faccio tantissimo, anche più, diciamo, fresche, va, diciamo così, da fresche mi guardo il principe, vabbè. Hai visto, ci intendiamo. Federico Maneci sono stati, cioè sono un gruppo che io amo particolarmente, abbiamo avuto anche l'onore di aprire Federico Maneci. Il secondo live, quindi immaginate. Cioè in realtà abbiamo fatto una figura di merda. Allucinante. Il nostro sogno, perché niente io le fan, infatti, wow, riusciamo a farli venire a Pompei, li apriamo, c'è un opening. E viene una sera di merda. Ma cioè, no, cioè non lo riesco neanche a dire per come era di merda. Cioè è presente la recita delle medie, sì. C'è il bambino, sì, lo sfigato, che o si mette a piangere sul palco o si avvia addosso, una cosa del genere, sì. È successa. Però la cosa bella è che abbiamo sentito il concerto dopo, cioè. Ah, quello è stato bellissimo, sì. Quello sì. E poi insomma ci sono un sacco di altri cantautori, sì, quanto mi riguarda, ragazzi, per realtà anche per te, perché per tutti. Cos'è? Che per tutti. Intanto io rido perché Oriana dice che shampoo usate per i vostri riccioli. La seconda è fantastica. Anto, dillo che i Tech Dead vincono su tutti. Allora, perché lei sa che il mio primo concerto, il primo concerto che ho visto in realtà è quello di Tech Dead. Con o senza Robby? C'era Robby, ovviamente. Allora devo dar ragione, sì. Era il Palaeuro che era 93, non ricordo, ero una piccirilla e stavo con mia sorella. Adolescente, dodicenne, insomma, che era fan. Un giorno piovoso era, un cartellone bellissimo. Avevo mesi per far disegnare questo cartellone. Cioè, col cartellone il Bristol bianco. Bristol giallo. Giallo, proprio sei proprio la mamma mia. Il peggio del peggio. Quanti cuoricini c'erano sul Bristol giallo? Wow, voglia, cuoricini e Titti, il logo. E lì, insomma, ho scoperto che mi piaceva la musica. Dal vivo dai Tech Dead, ragazzi, io li ringrazio di cuore. Hanno creato un mostro. No, poi ricordo che era quello il tour dove Howie aveva questi pantaloni di pelle rossi col culo da fuori. Non vi ricordate? No, voi chi so io, sono la peggiore. Lasciatela sfogare. No, però la capisco, perché il mio primo CD originale che ho comprato è stato dei Five. Non so se qualcuno ha Five, alto livello. Grande gruppo, ma scherzi. Ma quindi il mio primo concerto che abbiamo live è stato dei Beatles, insomma, hanno segnato un po' lo dico, mi permetto, la mia formazione, ma credo anche la loro, che mi sto permettendo, Poi come formazione ascoltiamo tanta musica, ci piace la musica, quindi bla bla, però sicuramente l'apporto che maggiore l'hanno dato i tanti live che ho avuto l'opportunità e ho fatto sì che quindi mi sono persa nei verbi, vabbè, per dire che i tanti live hanno permesso comunque di formarmi musicalmente. E
poi il mio artista preferito è Ghio Farina dei Karate, e io, cioè, il mio sogno è suonare come lui, ma non, cioè, non sono proprio le basi, però wow, bellissimo, c'è, cioè, tutto, c'è, cioè, il bello mio preferito, eh. Allora anche io c'ho il bello mio preferito, dillo, che si chiama Tony Shares, ah, che posso svelare questa cosa, mi dà anche il nome su Facebook, perché io mi chiamo, sì, Daniela Capalbo, e su Facebook sono Danielle Cher. E infatti, sì, la gente è, pensa, do you believe, no, do you, non, know, è, non è quel Cher, che sarebbe felice, do you believe, cioè, accompagni un po' Principe, accogli questi momenti. E no, invece è un tizio che, tra l'altro, guarda, tanto non ci ascolterà mai, non per voi, ma perché penso che dubito che lui sia, tra l'altro, a quest'ora è sfigatissimo, cioè cagaia, è anche un po' stonato, ma quando c'ha la chitarra in mano, cioè, fa dei fatti allucinanti. Ma te la tieni per te? Ma pubblico ogni 3 secondi, ciao Tony, cose così. Ciao Tony. Si chiama come me? Si chiama Tony Shep. E quindi niente, invece a te che ti piace? Ma a me mi piace un sacco di roba. A te la figa? Non riesco proprio a dirtelo. Concordo con lui. Non riesco proprio a dirtelo, sono 3 persone. Infatti pure a me, però. Però è proprio difficilissimo, perché attualmente ho ascoltato. Devi trovare le risposte per fare il radio, cioè, che sono stronzate, quello, okay, che dico. Ah, non mi piacciono i Beatles. Ecco, no, qua. Perché voglio dire, il mio chitarrista preferito è Jimi Hendrix. Esatto, Eric Clapton, il mio batterista è Joe. Raga, ma in tutto ciò, che shampoo usate per i vostri riccioli? Allora, dipende, tu c'hai, cioè, la folfora? No. La folfora, cioè, ultimamente? No. Ah no, perché io sono uno a mirtillo rosso e ti, tipo, ti riequilibra proprio il fatto. Un po' di pubblicità occulta. Allora, sto utilizzando dei prodotti prodotti a mano da delle ragazze di Pompei. Il loro brand si chiama sapo.net, loro fanno tutto bio e utilizzo i loro prodotti, quindi comprate saponetto. Sì. È fantastico, è Carlo. Vabbè, è un po' come la Lush. Sì, però è la Lush ormai già è una... c'è multinazionale. Cioè, però scusa, sapo.net è fantastico. Cioè, sapo saponetto. Ragazzi, se volete capire solo per il nome, o il sapore cipolla, proprio i soldi così, la saponetto, devi lanciare. Intanto facciamo un'altra pausa, sì, prima, certo, di ritornare con un altro live con la chiusa della nostra puntata, purtroppo. Ascoltiamo i nostri bellissimi e bravissimi Urban Strangers, che si stanno esibendo sul palco di X Factor. Applauso, ragazzi. Applauso X Factor, io direi. Sfornano proprio fattori. Salutiamo Jen e Alex con tanto amore. Intanto Anto esce. Ragazzi, è fantastico. Ragazzi, intanto esce. Si chiama incontinenza. Ascoltiamo Last Part. Last Part, esatto, di Urban Strangers. Torniamo qui tra poco su www.radiobaiano.it. And fire, it's cutting frozen in my eyes. I fall away from your mind. My soul and now is colder like the ice. You and told me this is my last time. A memory of us, I bet it's too late. So where am I? The soul is vanished. The pussy watch, tell me why. I think about it. I keep my eyes closed. It's just another rock on my mind. So where the this fucking night? I please keep my breath alive. If he is barely by my side, I'm alive. My skin is getting white. And can I talk about myself tonight? Look at me, paralyzed. I see the pain. I see the darkness in your mind. Feel locked in a dream, the future's wasting away. Me, I'm weary, my dreams broken, I've been covered, I sing. Feel now, I stop to cry. Feel locked in a dream, the future's wasting away. Me, I'm weary, my dreams broken, I've been covered, I sing. Feel now, I'm lost. Locked in a dream, we know walls. Come here, me to leave, I know what's around me. And they don't hear me, I'm the ghost. And what we done and I was lost. So listen to me. Promises got broken, the curse, and now it's closing. I'm still rising up and falling down. Now it's I am the chosen. Beyond all the confusion, you know it's an illusion. So take a step into the cause, we are the only losers. So I remember your keys just came after September, but before November, you're fighting with yourself. But since we don't surrender, now give me attention. I need a cure for my affection. You saw the love, and I just tried to cut the tension. No, I'm in action during the session. I feel like I was in a lonely mansion, but I've been playing my song. I fucking lost in aspiration. I can't survive.
back to this situation. I feel locked in a chain, the future is wasting. I wear me, I wear it. My jeans broken, I've been covered, I sing feeling now. I start to cry and feel locked in a chain, the future is wasting. I wear me, I wear it. My jeans broken, I've been covered, I sing feeling now. So forgive me if I was wrong for so long. You got no more walls, no control. What are you waiting for? And take your time, but let me answer in your mind. I'm walking by, but keep me leaving inside the love that opens far behind. I'm taking out everything you always try to hide. Listen to me now, look into my eyes. If you promise it this time, I try to give you all my life, all my life, all my life. Feel locked in a jail, the future is wasting. I'm weary, my mind is broken, a blink of an icing. Feel now, I stop to cry and feel locked in a chain. The future is wasting. I'm weary, my mind is broken, a blink of an icing. Feel now, I stop to cry and feel locked in a chain. The future is wasting. I'm weary, my mind is broken, a blink of an icing. Feel now, I stop to cry and feel locked in a chain. The future is wasting. I'm weary, my jeans broken, a blink of an icing. Feeling now, I stop to cry. Ed è made in China, bellissimo. E secondo me spaccherà presente. Però si spaccherà. Io sono un'acustica e non ho mai suonato, insomma.
Claudia Monica. Quindi che facciamo? Facciamo in pro uno, va? Volendo, vogliamo provarlo? O in pro uno o... Oh, non è... Ma io farei in pro uno perché... No, meglio in pro uno, sì, con... No. Dai, vogliamo fare in pro uno? Sì. Ma in serio? Pro uno, allora, vai. Vogliamo fare il fatto di in pro uno, quel fatto là? Mm. Ragazzi, noi ci siamo. Vai. Questo è in pro uno. Poi avremo
Allora, avremo il 5 novembre che è stato spostato al 14 novembre, al 15 novembre. 14 novembre al... Quindi avremo in ordine, avremo il 6 novembre alla... quello. All'antica braceria a una... Ma metti la pagina, per piacere. Infatti ragazzi, cioè, non ce lo ricordiamo noi, seguiteci su, sulla nostra pagina Facebook, Coma Berenices, che fantasia. Peggio. E lì ci sono tutte le date. Meno male che stanno lì perché non ce le ricordiamo nemmeno noi. Eccole qua allora. Allora, l'onda sonora, poi... Ah, ok, il 5 novembre è Delicatessen in duo, poi saremo al, al 6 spostata, al 14 al Don Rafael, caffè, a Succivo in trio. Poi l'8 novembre braceria italiana in duo a come si chiama? In provincia di Salerno, insomma, non mi ricordo. E poi il 20 novembre all'Archio Bar al in centro trio. Di Napoli, in trio. E poi probabilmente, insomma, adesso non possiamo fare la lista prima di dicembre, perché è tutto così grande che non possiamo. In realtà non possiamo non svelare i palchi che calcheremo e che scavalcheremo. E quindi questo è. Ah, basta che vi seguono sulla pagina per scoprire le date. Sì, sì, scoprirete solo vivendo, insomma. Progetti futuri? Il disco, un po' il disco. Progetti futuri, espatriare, fare il disco, domani fare un disco e portarlo da, cioè farlo arrivare a più persone possibili. Poi non cantando non c'è neanche io già vedere. Fatemi sapere, io quoto che lo voglio prendere con il porcellino, il porcellino. Ragazzi, sì, il porcellino, perché non c'ho, no, il porcellino l'ho lasciato nella, nella macchina in realtà. Però se volete darci qualcosa, era un rimborso spese, poi magari. Diciamo, ma voglio che parliamo di questa cosa, bella di Radio Baiano Mondo Cristiano, perché essendo molto Mondo Cristiano danno il rimborso spese, sì, cioè capito? Sì. Cioè, chi viene a suonare, cioè, capito? Accoglienza, simpatia, le ti offrono il tè, no, non sai qualcosa, ma io mi sono perso se il rimborso spese. Poi te lo spieghiamo dopo in un privato. Ormai proprio ti abbiamo perso proprio. Cioè, secondo me siamo troppo veloci. No, guarda, cioè, meno male Fabio, che è così principe, da darmi proprio la spinta per licenziarmi. Da quello che ho capito, loro non mi prendono nel gruppo e tu mi hai licenziato, quindi c'è... È un affarone, insomma. Sarà una bella giornata, Nino. Se loro ti prendono nel gruppo... Allora, loro non mi prendono nel gruppo e tu mi hai licenziato, quindi mi trovo per strada io. Ok, te li farei da solo, in poi video... Ah, certo. Ho scoperto una bellissima videocamera a casa e se funziona che sono a cavallo. È una signora presa. Funziona ancora a nastro e dovete mettervi in posa per mezz'ora e ti mettere uno scatto. No ragazzi, è una Canon. Di quale anno? Del 1200. Senti, tu non servi. Detto... Ecco, cioè, un applauso. Grazie, veramente un applauso ragazzi. Cioè... Lui è scontatissimo questo applauso. Ragazzi, devo fare un applauso anche a, alle prodezze di questa di compagnia, la chitarra classica che ti, non ti lascia mai solo. E ci ha accompagnato. Un applauso. Accordature strane, ha retto alla grande. Però no, non è giusto che ve la prendete con me. Cioè, sono una persona triste così, eh? Non è giusto. Beh, ragazzi, allora parliamone seriamente, usciamo da qui e poi vediamo, parliamo davanti a una birra, finalmente una birra, basta sto troppi tema, basta gamma fare fai diventare basta. Veramente intanto siamo giunti alla chiusura di questa bellissima e straordinaria puntata. Ringraziamo i Coma Berenices per essere stati grazie a voi ragazzi, grazie mille, grazie a voi. Io voglio ricordare ricordo che la replica di questa puntata andrà in onda domani alle 11 su www.radiobaiano.it, però l'audio della puntata sarà già da domani in tarda mattinata su YouTube grazie alla sottoscritta, quindi ci fa regalo insomma. Sì. E poi ricordo la cosa sempre, e i video? Video appena io torno a casa adesso a e fare i video, sì, raccomando, togli gli occhiali, puoi farsi così un po' di bene. Ricordiamo che noi ci ritroviamo qui sabato, cioè ritroverete me perché Nino non ci sarà. Sì, io me la chiamo di festa. Ritroverete me insieme ai, ai nostri amici, proprio tipo che non lo vuoi dire. No, ma infatti non ho detto niente, visto? Anzi, ma ho impegni extra coniugali. Quindi ci ritroveremo sabato, ritroverete me insieme ai nostri amici Tratti, saremo con Antonio e Luigi dei Tratti, io non so ancora come andrà questa puntata. A tratti ha fatto anche la battuta, come la faccio? Basta.
Ringraziamo ancora lei come Berenice. Aspetta. Radio Baiano, mondo cristiano. Questa volta era più comparato. Fatta rincorsa. Ringraziamo ancora una volta di Como Berenices per la terza volta. Noi chiudiamo con il nostro spot. Ci ritroviamo sabato. Ciao. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Ciao. Vi lascia indifferenti, se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano.